titolo del brano che ci fa ascoltare Elisa Sapienza. Eccezionali, io vi do il benvenuto ad una nuova puntata del Festival Italia Musica. Chiamato pazzi a vivere di viaggi, Milano Serengeti, balliamo coi leoni, sfiniti come stracci, amanti come pochi, diamanti dentro gli occhi, noi. Ci hanno chiamato stanchi, pensiamoci domani, col cuore in contromano, guidiamo gli aeroplani, rompiamo gli orologi, finché c'è ancora tempo, così non si finisce mai. Siamo straordinari, pezzi rari, diversi più degli altri, ma veri più di tutti. Siamo ancora umani, ancora in piedi, e ci prenderemo schiaffi per rimanere svegli. Siamo eccezionali, eccezionali, come il bacio che abbiamo rubato, come un pezzo di cielo sull'asfalto bagnato. Eccezionali, siamo eccezionali, come chi prova ad essere migliore, perché alla fine ha scelto di restare tutta la vita, tutta la vita. Ci hanno chiamato strani, parliamo con gli schermi, crediamo negli alieni, ci stringono le mani, crediamo nei poeti, crediamo nei difetti, ma siamo necessari, noi. E ci hanno detto bravi, perché tappiamo i buchi, perché restiamo zitti, da bravi sconosciuti, ma siamo terremoti che nascono in silenzio, che dopo è troppo tardi, sai. Siamo gli uragani, ma troppo buoni, diversi più degli altri e soli più di tutti. Siamo sempre accesi, e se non ci credi, ti prenderemo a schiaffi per rimanere veri. Siamo eccezionali, eccezionali, come il bacio che abbiamo rubato, come un pezzo di cielo sull'asfalto bagnato. Eccezionali, siamo eccezionali, come chi prova ad essere migliore, perché alla fine ha scelto di restare tutta la vita, vita, ad aspettare i nostri nomi nei titoli di coda tutta la vita, tutta la vita, ad aspettare che qualcuno scriva anche di noi. Straordinari, pezzi rari, ancora umani, ancora in piedi, siamo eccezionali, eccezionali, come chi prova ad essere migliore, perché alla fine ha scelto di restare tutta la vita, tutta la vita, tutta la vita. Tutta la vita. Elisa Sapienza, grazie. Che bella la canzone, bello il video che so che è stato girato all'interno del Tempio di Montegiove a Terracina, in provincia di Latina. Io sono particolarmente legata a Terracina, tra l'altro il nostro editore Gianfranco Ciscione è proprio di Terracina, quindi veramente c'è un senso di appartenenza, quindi ci ha fatto anche questo bel regalo. Grazie mille. È una canzone che parla dell'eccezionalità delle persone comuni. Sì, vuole proprio sottolineare il fatto che ognuno di noi ha un valore indipendentemente dai pregiudizi che si hanno. Penso che sia una continua lotta chi è migliore. Invece non è vero, bisogna solo rendersi conto che tutti noi abbiamo un valore e tutti noi siamo eccezionali. Quindi la canzone parla proprio di questo ed è una canzone alla quale tengo veramente tanto, appunto per il significato del brano. Perché tu ci tieni moltissimo alla musica. Prima, quando ci siamo incontrate durante le prove, mi hai detto: io non potrei vivere senza la musica. Quindi no. Per me è fondamentale. Fondamentale, sì. E sei riuscita proprio anche a
cercare, quindi è diventato ormai un vero e proprio lavoro, perché tu sei anche un insegnante di canto, quindi lavori in una scuola anche molto prestigiosa, hai tantissimi allievi di tutte le età, quindi vuol dire che la musica è veramente un bel linguaggio universale per tutti. Sì. E tu sei molto molto brava e poi traspare proprio questa... questa proprio generosità di animo. Molto grazie bene. Mille, grazie. Senti, mille. Ti possiamo trovare anche sui social? Ovunque, basta scrivere Elisa Sapienza Official e mi trovate ovunque. E anche in radio con Eccezionali. Ecco. E poi a breve uscirà il mio primo EP, dove ci sono 5 inediti e quindi lo attendo con ansia e sono davvero emozionata. Bene, allora vogliamo anche ringraziare per quanto riguarda la radio, L Radio. Sì, eh? Io grazie, grazie assolutamente a tutti. Chi è dietro le nostre telecamere? Francesco Frattarelli e Mario Stefanelli che mi accompagnano sin dall'inizio. Ecco, Mario Stefanelli che proprio la settimana scorsa mi ha fatto un'intervista bellissima che vorrei ringraziare, quindi mi raccomando seguite L Radio. Grazie, grazie a tutti. Grazie mille. Elisa, incrociamo le dita e ti aspetto alla nuova edizione del Festival Italia Musica. Grazie mille, gentilissima. Grazie, grazie, brava.